Buona Palordi, bentornati sempre qui sul canale, bentornati sempre qui per provare un altro mazzo stupefacente. Oggi, prima di iniziare con il contenuto, ho da dirvi una cosa fondamentale. Ringraziando gli astri che si sono allineati, ovvero Mattias, abbiamo dei codici questo mese, quindi io ancora devo decidere come spalmarli, ma già vi posso dire che domani, siccome domani dobbiamo giocare per il VIP in live, ci sarà un bel codice per voi random, basta che seguite la cazzo di live, capito? E la seconda, ci sarà il secondo codice, saranno nelle storie di Instagram, così random. Quindi vi basta andare a seguirmi questi altri due social e restare aggiornati. Cosa sono questi codici? Due variant. Per gli altri poi vediamo come aggiustarci, intanto andiamo con il contenuto, buona visione. Allora, il mazzo di oggi è questo qui. Abbiamo tante robe, ho visto tante variazioni di questo mazzo, come per esempio il Dark Oak, che è molto solido. E un mazzo del genere, con Claw, che ancora io non avevo ancora provato, con il Leech, che ancora forse io non avevo mai portato nel canale, ancora visto il suo rework, e la Blink che ho rivalutato veramente tanto. E prima di tutto, io fino a ieri sera, al posto di Sage avevo messo Nocturne, una bellissima change location, però, capito? Siccome ci abbiamo anche la Quake, che non sottovalutate la Quake, le abbiamo buttato Sage per fare un po' dei punti, capito? Quindi, vediamo. La combo più forte di questo mazzo è la seguente, ovvero giocare il Leech di turno 4 per silenziare le carte un reveal dell'avversario e poi buttargli Blink sperando di trovare o Claw o Magneto o Red Tulk, che sperando di non averceli in mano. Perfetto, già Blink ce l'abbiamo in mano, abbiamo Sage, abbiamo Red Guardian e Jubilee. Anche con la Jubilee possiamo in qualche modo blinkare. E poi la Jubilee forse è un attimino anche più forte, capito? Vediamo come intanto lui ha subito Red Hulk in mano, mi fa molto piacere. Vediamo, 6 Infinite, 3009, ok. Andiamo a vedere. Vabbè, già io se pesco le carte che ho bisogno di blinkare non ha senso, capito? White Widow qui. Ecco qui. Io questa è una cosa che non volevo evitare. Cioè nel senso arrivare al turno 3 e vedere Red Guardian senza poter silenziare nessuno e Sage. Fortunatamente che c'è Jeff che ci viene in aiuto. Magari non lì, magari sul raft. Tentiamo di prenderci il raft in qualche modo, facendo Jubilee e poi Blink. Ela. Allora, parliamo un attimo della criticità della cosa. Io ho bisogno del Leech. Io ho bisogno del Leech. Assolutissimamente ho bisogno del Leech. Se lui riesce, pescare Ela è la fine. È letteralmente la fine. Leech. E spero di aver preso Ela. Spero. No, ha blinkato, non ha Ela. Ehi. Io lei blinke. Io lei blinke. A sto punto blinkiamo pure noi. E che cosa prendo? Io prendo il Claw sicuramente 100%. Però ci assicuriamo anche, che vuoi che ti dica, un 6 punti, anzi 8 punti, sono rimasto a quello vecchio, a leader. Cioè, t'ho beccato Corvus Glaive, frate. Io non ci voglio credere che t'ho beccato Corvus Glaive. Bello però Ela. C'avevo Ela, molto bene. Molto bene, molto bene, molto bene. Però guarda, lui ha 6 carte in mano. Ok, lui ha 6 carte in mano. Che succede qui? Io vado, lui va a 27 se gli sposto tutto con Magneto. A 27. Qui non posso mai vincere. Non posso mai vincere perché qua mettendo Magneto vado a 28 neanche, vado a 26. Qui io non vinco. Ok, io non vinco. Ora, sarebbe cosa molto buona e giusta fare Jeff qui. Qui e facciamo il leader, magari. Ma perché il leader non glielo spari tutto qui? Facciamo più punti possibili. E vediamo. È stupido. Fuori testa. È completamente fuori testa, ma rock'n'roll. E ti posso dire, io ti posso cantare una canzone e dire: frate, hai perso. Devo snappare. Sì, devo snappare. Devo snappare. Grazie, complimenti. Bella, bella play, frate. Bella play veramente. Molto bella. Capito perché serve il Leech? Perché sarà tutti che giocano ancora Ela, che non hanno ancora capito che è un mazzo di merda. Gli diciamo tutto.
Poi se la blinca dal mazzo, chapeau. Bravo lui, bravo lui. Bravo il mazzo che ha girato bene, capito? E a bevere intanto. Che poi penso che una delle cose scontate ormai in ogni mio video è la prima partita. Finisci, mi abbevero. Io ormai penso che c'ho più acqua nel corpo che quello che, di cui abbiamo bisogno. Sono peggio delle meduse. Montagne dell'eternità. Remis Dead. Infinite, ragazzo. È strabiliante. Va bene. Che cosa? Cosmo Cremisi. Va bene. Cosmo Cremisi non ci interessa. Ok. Dimmi che sei una bella carta. Porci. Silver Surfer. Arriva. Lei. Io ho soltanto Red Guardian da poter utilizzare. Spero non mi faccia Brood su Montagna Eternità. Ma tu vuoi che non abbia Brood? Ma tu vuoi che non abbia Brood così che mi prendo la roccia? Ma tu vuoi? Allora, qual è il punto della situazione? Che lui adesso è forzato a fare Wong a destra. È forzato a fare Wong a destra. Sì, frate, ma io che cazzo blinco così? Io che blinco? Cosa dovrei blinkare? L'unica cosa che posso sperare di fare è cercare di andare a fare Jubilee qui che prende la wave che... Capito? Eh? L'unica cosa che posso pensare di fare io è questa. Anche il Leech comunque, anche il Leech è buono, sai? Anche il Leech è buono. Vedi, io non c'ho niente da fa. Claw. A sto punto. Facciamo Claw, non c'abbiamo niente da... Questo... Allora, questa è la cosa più brutta che può succedere al mazzo. Perfetto. Ovvero questa situazione qui in cui Blink è totalmente inutile e noi mi sa che perdiamo malamente. Perché perdiamo malamente. Io qui vado a 16. Qui vado a 16. Io sul a sinistra io perdo. Sempre. Perdo sempre. Non vedo possibilità di vittoria. Onesto. Se faccio così, che faccio qui? Perdo sempre. Perdo sempre. Maturo. Retreat maturo. Ok? È una roba che l'ho detto ieri e io non riesco a fare perché mi focalizzo sul rompere l'avversario ogni volta. Ma ovviamente non si possono vincere tutti i game, soprattutto se gli va anche bene la pescata, capito? Però vedi, allora, il primo turno, dici tu, abbiamo aspettato un'ora. Io spero che adesso sai cosa fare perché non ho intenzione di aspettare così tanto tempo per un turno e l'altro, capito? Oh, bello, Dazzler. Dazzler mi sa che arriva Red Guardian, frate. Io non so perché, ma mi sa che arriva Red Guardian, sai? Arriva. La voglio se arriva, che cosa mi può giocare lui? Ant-Man sulla Baxter Building? Spero di no. O Ant-Man o Patriot, così io ti prendo uno dei due. Magari. La Squirrel. No, frate, che cazzo, con la Squirrel. Lucky. Allaghi veramente. Sarebbe veramente allaghi. Leech. Non ho Blink. Ma a me che mi serve il Leech? Che mi serve il Leech? Visto che lui avrà prettamente carta ongoing. Cazzo, vabbè. Cazzo, veramente. Sa che forse è più forte la Jubilee. Più forte la Jubilee, sì, mi sa. Bello Quake. Ok, perfetto. Ora. Qual è il punto della situazione? Il punto della situazione è questo. Sage White Widow. Questo è il punto della situazione. E poi Red Hulk, oppure Magneto. E robe. Visto che c'è anche la prima, potrebbe essere una bella play fare questo. Ma io tenterei lo snap comunque. Io... Carino, goliartico, io tenterei lo snap. Ora, o c'ha Iron Man lui e tenta di fare robe con lo slout. Sì, potrebbe. Oppure ci prendiamo il pene.
Ah, dici Mockingbird. Ok. Molto bene. Vai Sage. Perfetto Sage, 3-6. Molto bene. Ora, qual è il punto? Il punto è uno. Il punto è che io devo fare per forza Red Hulk. Non ho licciato, quindi non penso abbia Shank. Non penso abbia Shank. E però o mi abbandona questa e mi gioca qui il bro. Ok. Non lo so. Se faccio così è una merda. Non posso rischiare di pareggiarla. Lui ha carte che possono in qualche modo arrivare a 8. Sì, Ant-Man più carta. Non me la fido. Non me la fido. Non me la fido. Madonna, frate. Tra l'altro, variante di Ultron, veramente molto ma molto glorificante comunque, eh? Complimenti. Complimenti per la variant, pessima la roba. Vedi? Vedi il 50 e 50 quante volte ti dai quel pene in bocca, capito? Andiamo al prossimo game, madonna, frate. Ultron. Peccato, perché il Red Guardian avesse silenziato quella maledetta Dazzler, comunque, cambiava tutto. Però sti ragazzi se l'aspettano ormai Red Guardian e quindi gli mettono la squirrel maledetta, capito? Così che io prendo uno squirrel, uno squirrelattolino e... Che cazzo è quella botta? Boh, non lo so, è esploso a caso. America Chavez. Come America Chavez? La copia. Ah, ok, non reveal, va bene. Geffone. Medusa, ok. Va bene, Medusa. Red Guardian, dove lo vogliamo buttare, Red Guardian? Se mi dai un'altra carta, Killmonger. Sage. Non lo vorrei buttare, Red Guardian. Vorrei buttare Killmonger così per il meme, guarda. Tipo qui. Ok. Perfetto. Sì, perché Red Guardian... Allora, se lui è un roll reveal, avrà Wong a sto punto. Però dai, io non lo voglio tenere, Red Guardian, capito? Jubilee, capito? Allora, o al centro o a sinistra. Meglio al centro, sai. La spottino, guarda. Ah, ok. Però, non sarebbe male. Intanto il Leech non sarebbe male. Tentare di fare Red Guardian qui e silenziare gli Sasspot comunque. Oppure possiamo fare una sta roba di Blink, capito? Blink prende Red Hulk molto più worth. Magari qui. Tentiamo di buttarci su due location. Molto bene. Lì. Ora. Ma niente. Magneto per vincere lui. Gli spostiamo... Che cos'è che gli spostiamo? La Black Widow qui e Polaris. Ok. Io però non so se lui possa flottare. Io ce la farò spostare comunque. Era un'Agata, dai. Era nettamente un'Agata. Io non ci voglio mai credere che questa è la sua play. Non ci voglio mai credere che questa è veramente la sua play. Non ci voglio mai credere che questa è realmente la play. Andiamo avanti. Non so che cosa ho però visto io. Iceman di turno 6, la chiusura più bella che io abbia mai vista in tutta la vita di Marvel Snap e di tutti i giochi di carte possibili e immaginabili. Guarda, andiamo avanti. Non ho parole. Io comunque c'è anche a precisare che è due giorni che io ho abbandonato anche le conquest. Ho abbandonato le conquest per questo. Capito. Per questa situazione qui. Ma mi sa che devo tornare a prendermi le conquest. Perché ho abbandonato le medaglie. Ho poche medaglie adesso. Io non so quante medaglie ho preso. E non mi ricordo. Ah no, c'è la variante di Valkyrie nel pass, è vero. Che a molti non piace. Oh, raga. Ma è come se voi non sapete la differenza tra Pangea e Pantalassa, capito? Fratello inferno. White Widow. Niente di Valkyrie, spacca di brutto. Capite? Che è come se fosse quella del film.
Bello. Bello lì. Abbiamo il mazzo specchio. Molto bene. Ah, dici non abbiamo. Ok, io non ho Lich, tu non hai. No, io non ho Quake e lui non ha Lich. Ma sai che fare Sage? Sai che fare Sage io? A sto punto. A sto punto. Ah, c'è la versione con Dark Oak, il maledetto. Il maledetto. E che famo qui? Boh, Red Guardian mi verrebbe da dire. Vuoi Red Guardian? Perché magari potrei aspettare. Magari potrei aspettare per fare Red Guardian. Potrei aspettare per fare Red Guardian. Infatti si ritira. Ok, gli ha girato malissimo. Il fattore che lui non abbia il Lich comunque. Oh, vogliamo chiudere al meglio con una vittoria fino alla fine? Non lo so io. Vedi come i ragazzi comunque quando vedono che è corta e mala cavata se ne vanno. Cioè, quittano. Ma io mai, io devo collare perché è più forte di me, è una malattia. È una malattia. Ecco. Allora, si potrebbe fare una roba interessante con la Quake. Vediamo, Cosmo Cremesi. Ok. Cosmo Cremesi, insomma, guarda. Devo fare così? Vediamo che butta lui. Lui non butta nulla. Lui non butta assolutissimamente nulla. Voglio farlo switch. Voglio farlo switch. Morf. Mai visto un morfo così impattante, fratello. Mai visto. E mi sa che non riesco. A meno che lui non mi dà la giubbina, non riesco a chiudere. Quindi forse è meglio Red Guardian qui. A sto punto. Prendi, dai, meno 2. Vediamo che butta lui. La wild. Bravo. Blink! Blink! Qual è il punto di Blink? Il punto di Blink è che io prendo il Lich. O la Jubilee. Il Lich e la Jubilee. Ma perché qui a sto punto? Perché no? Sì, dai, Blink è qui. Blink qui, ti prego, prendi il Lich. La Jubilee. La Jubilee, perfetto. E non vinco, frate, facendo Magneto. Non vinco, perché la Jubilee, frate? Dovevi prendermi il Lich. Il Lich dovevi prenderlo. Maledetta. Va bene, Red Hulk. GG, basta questo. Oh, basta! Basta! Ma nessuno si può rischiare. Basta. 20 minuti. Le uniche win che ho fatto l'hanno quittate. Vabbè, ho capito. Molto bene. Raga, comunque la gente è inturbantata per non regalare un cubo. Comunque si ritira. E che cazzo è sta roba? Comunque il mazzettino che state vedendo. Se lo provate, c'ha tutto quello che vi bisogna per fare le daily. Le missioni settimanali. C'ha Sage, c'ha Magneto. Non mi ricordo qual è la terza, ma penso che si può fare benissimo, capito? Quindi, ci vediamo domani con il prossimo video, ragazzi. Bella lì, buon proseguimento di giornata.